Lucia San Siro, come cantava Vecchioni. Siamo qui a Milano in uno degli impianti in cui sono state scritte pagine indelebili della storia del calcio. Ben ritrovati da Piero Gepardo e Lelia Dani, grande calcio targato EA Sports. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals. Si affrontano Founders e Dragons. Tu lo sai, Pier, quando c'è da commentare una partita di calcio, io sono pronto in prima. Fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Si inserisce bene e recupera. Questo è l'undici di partenza dei Founders per questa sfida. Dietro Incapié con Hierro. Tinka Hill in attacco accanto a Iñaki Williams. Provano a crearsi un po' di spazio qui i Dragons. Ottimo recupero del pallone. Dragons in campo dal primo minuto con questi 11. Martinez tra i pali, Ronaldinho insieme a Rafinha a presidiare le fasce. In attacco si affidano alla forza d'urto di Haaland, schierato accanto a Kenny Dolic. Palla per Hierro. Possesso per Cahill. Il suo debutto con la nuova maglia è sicuramente uno dei motivi di interesse di questa sfida. Vorrà partire molto bene. Serviva un altro attaccante per rafforzare il reparto. Il tecnico è stato accontentato. Era uno dei nomi in cima alla lista delle sue preferenze e ora dovrà dimostrare di valere i soldi spesi. Una bella responsabilità per lui. Ottimo intervento in una zona pericolosa. Williams. Avanzano minacciosi i Founders. Respinge e allontana il pallone. Passaggio intercettato. Sale Tim Cahill. Sale Cahill, attenzione. Conclusione che non sorprende il portiere. Palla lunga, interessante. Grande intervento in chiusura. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. Pedri riconquista il pallone con un buon intervento. Cahill. Grande intervento del portiere. Palla messa in mezzo. Fa suo il cross che arrivava dalla fascia. Carica il tiro. Il portiere si salva da campione. Corner battuto in mezzo. Ruba bene palla. Douglas cross in area, ha tentato il gol a effetto, conclusione che è finita largamente sul fondo. Palla per Hierro. Incapié, trovata anche Hierro. Wilfried Zaha
recupera palla intercettando bene il pallone. Bellingham, hanno perso palla. Sir Kenny Douglas. Gayoro. Cahill. Giro palla infinito, ipnotico per far muovere la difesa. Una parata incredibile. Chance sul calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Occhio al cross in mezzo, salva sulla linea. Douglas mette il tiro, palla che sbatte sulla traversa, pericolo. Se la cavano. Tentativo apprezzabile, meritava miglior sorte. La palla è respinta dal palo, vantaggio solo sfiorato e il risultato resta in bilico. Tengono un calcio di punizione per questo intervento. L'arbitro estrae il giallo per questo intervento. Sanzione corretta, non era un fallo cattivo, però la munizione ci sta tutta. Sale Walker. Va Beckham. C'è il tiro. Grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Calcio d'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Occhio al tiro della bandierina. Pericolo scappato con questo pallone. Possibilità adesso con recupero in zona attacco. Potrebbe finire qui la sua partita. Attenzione, può arrivare il rosso. Intervento sicuro, una buona punizione. Possesso per Cahill. Ci sarà un minuto di recupero. Sa. Cahill. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposare. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Attaccano i Founders lungo l'out. Holland. Cross sul secondo palo, pallone che è uscito incredibilmente, si era comunque alzata la bandierina. E meno male,
Pierre aveva commesso davvero un errore imperdonabile. Viene pressato. Occocia. Si è spazio lateralmente per i Founders. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Non ha lasciato grandi ricordi nel primo tempo, qualcosa di buono si è anche visto, troppo poco. Ha disputato un primo tempo sottotono, sicuramente non soltanto per colpa sua, si vede però che oggi non è brillante come al solito, eh? Palla fermata benissimo dal difensore. Possono ripartire, attenzione. Occhio a Douglas! E c'è il gol, l'ha messa dentro! E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato, bravo! Perdono il pallone. Cerca il pallone verticale Holland. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Occhio al corner. Interviene e allontana. Cross allontanato. Bravo qui il portiere nonostante il pressing. Pedri, occhio qui alla ripartenza. Se ne va di forza. Intervento l'applausi. Corner in aria. Grande protagonista il portiere su questa conclusione di testa. E ha dovuto sfoderare una parata davvero numero uno per impedire al pallone di entrare. Ottimo intervento. Rafinha. Olanda. Douglas col pallone. Prova a sorprendere il portiere, attenzione. E c'è il gol, una botta pazzesca tirato da casa sua. Ha lasciato partire una legnata terrificante da distanze impossibili. Un gol che prima il suo coraggio, esecuzione perfetta e giustamente merita di essere rivista. Possesso regalato. La salita dei Dragons che provano a rendersi pericolosi. Conclude a rete. Respinta ma non è finita. Fuori gioco netto, si alza la bandierina dell'assistente. Beh, Pierre, era praticamente impossibile non accorgersene. Allora, nel basket avrebbero fischiato infrazioni di 3 secondi. D'accordo fare da punto di riferimento in area, ma così è troppo, muoversi. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Conclusione potente, ma il portiere non ha avuto problemi. Gaioro. Può salire lungo la fascia. Recupera una palla grazie all'ottima organizzazione. Hanno spazio per andare in contropiede. Il cross in area. E c'è il gol, è immarcabile oggi, è tripletta per lui. Azione del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. È venuta fuori una conclusione fantastica, calciato il volo. Guarda che traiettoria che ha trovato, imparabile, madre mia. Brutto possesso dei Founders. Sale Walker, prova il traversone sul palo lontano. La devia sopra la traversa. Si avvicina la bandierina e il calcio d'angolo. La calcia in profondità. Pallone spazzato via. Prova ad andare in progressione. Pressing efficace che ha portato poi all'errore. Pallone che ha superato la linea. Palla che termina in out. Sarà fallo laterale. Pedri sbaglia tutto qui.
si va avanti per la norma del vantaggio. Tocco per Ferran Torres. Ottimo il pressing qui, recupera un gran pallone nella metà campo avversaria, perdono un altro pallone nel giro di poco tempo. Prova la botta, tiro che non crea problemi al portiere. Occhio ad Haaland, prova la conclusione e c'è il gol, il portiere qui non l'ha nemmeno vista. Un gol che prima il suo coraggio, ha visto uno spiraglio, ha preso la mira e ha lasciato partire un missile che si è infilato alle spalle del portiere. Certo, forse un po' sorpreso nell'occasione. Avanza Keitei Okocha. Tornano in possesso di palla. Da Marcus Beasley. Tocco per Ferran Torres. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Possono colpire di rimessa. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Haaland. Beasley. Ancora 120 secondi alla fine. Williams. Riceve Cahill, a metri per andare. E c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi. Rivediamo l'azione del gol, ha caricato la botta e non ha lasciato scampo al portiere. E con questo gol siamo adesso sul risultato di 4-1. L'extra time sarà 2 minuti. Ottimo intervento difensivo e poi ovviamente è stato anche il suo errore, si è trascinato il pallone oltre la linea. Avanzano per via laterali Gregas. Finisce così con i fischi del pubblico che evidentemente non ha apprezzato la... Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. Davanti a una goleada così non so davvero che dire, Pier. Sai che faccio? Mi alzo e comincio a battere le mani.
lo spettacolo del calcio, come sempre direttamente a casa vostra. La sfida è questa di oggi all'Allianz Stadium di Torino. Ben ritrovati amici da Piero Gipardo, un saluto anche a Lele Dani che curerà il commento tecnico. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals, incontro con molti spunti interessanti. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. Sfugge qui al difensore, vuole il secondo palo, portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Questa è la formazione con cui scendono in campo. 4-4-2 è il modulo con cui si presenta in campo. Da notare la posizione delle due punte che non sono in linea, una alle spalle dell'altra. Il tecnico ha scelto di affidarsi a un attaccante di peso e uno più mobile che agirà in posizione più arretrata. Sarà pronto a sfruttare poi gli inserimenti da dietro. Apprezzabile qui il tentativo di testa col pallone che è uscito di poco. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Reparto arretrato composto da Beasley, con Javier Zanetti sulle fasce. E come punta Iñaki Williams accanto a Tim Cahill. Ruba bene palla. Che spettacolo di giocata! Capisce tutto e recupera palla, attenzione. Non riesce la chiusura. Tanti fuoriclasse in campo quest'oggi su tutti Johan Cruyff. È in grado di segnare lo scompiglio nella difesa avversaria. Questa è la gran palla, Pierre. Hanno cercato subito il gol del vantaggio, ma il pallone è uscito. Se continuiamo così è solo questione di tempo per trovare il gol. Brutto possesso dei Founders. Ha spazio per andare. Cerca il tiro da lì. Conclusione potente che è terminata fuori davvero di poco. Sembrava una follia cacciare da quella distanza, ma che gol sarebbe stato? Rompe la marcatura. Savitzer. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. 1-0. Hanno trovato presto il gol del vantaggio. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Patrick Vera, grande occasione. Palla per Zanetti. Recuperano bene il possesso qui. Ecco Musiala. L'arbitro ferma il gioco per l'offside. Zanetti. Palla per Incapié. Gaioro. Tackle vincente, palla netta qui. L'arbitro applica il vantaggio. Se la cava con questo tocco nonostante il pressing. Gaioro. La tiene Zaha. Savitzer. Portiere si oppone ma il pallone è ancora lì. Conclusione deviata, decisivo questo tocco. Cahill. Si coordina e va, ci mette i pugni il portiere e allontana. Brutto disimpegno, attenzione. Super intervento del portiere e ha salvato porta e risultato. Punito il fallo di poco fa con la munizione, l'arbitro ha atteso che l'azione si esaurisse. Occhio al cross in mezzo. Buona uscita del portiere in mezzo al traffico. Ottima la copertura. Savitza. Si gioca per il vantaggio. Prova a costruire qualcosa. Savitzer. Salisa. Esulta il portiere, fa bene, questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato, in molti avrebbero preso gol da quella distanza.
corner battuto in mezzo, calcio d'angolo che non produce effetti. Il retropassaggio, il portiere qui dice di no. La mette in mezzo, interviene Spazza. Vantaggio, il gioco prosegue. Apprezzabile questo pallone. Ottimo intervento del portiere. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la collina in bocca. Occhio al corner. Porta palla. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio. Azione che sfuma. Tentativo di pressing. Perde un brutto pallone. Palla per Sanetti. Riconquista la palla e posso attaccare. Va per via interna. Ha segnato ed è un pareggio meritatissimo. Hanno pareggiato dunque 1-1. Palla per Hierro. Sanetti. Williams. C'era la spinta del portiere, azione che non è finita. Nulla da fare. Prova a sorprendere il portiere, attenzione. Un gol magnifico, non ha lasciato scampo al portiere. Si riparte con i Founder sotto di un gol per effetto della rete appena subita. Fischia l'arbitro, manda le squadre in spogliato e finisce il primo tempo qui all'Allianz. Ripresa che si apre con i Founder sotto di un gol. Entrata decisa, perde palla. La gira su Musiala. Si accentra. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Jonathan David. Capisce tutto e ferma l'azione. L'arbitro lascia il vantaggio. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. L'azione era proseguita ma è arrivato il giallo, corretta la decisione arbitrale. Gabi riceve sostegno. Sa! Sicuro qui il portiere che blocca. Ha fatto veramente ciò che ha voluto nella prima parte del match, confermando di attraversare un ottimo momento di forma. Quando gioca come oggi è difficile prendergli le misure. Ha realizzato una splendida doppietta che ha permesso alla sua squadra di andare in vantaggio all'intervallo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. C'è spazio per la ripartenza.
riconquista un pallone importante. Kudus, palla buona per Kanu. Può passarla, è entrato bene qui con decisione. Ecco Kanu, si supera il portiere, sembrava un tiro a porta sicura questo, ma ha reagito in una frazione di secondo. Occhio al cross in mezzo, perfetta scelta di tempo del portiere. Una grande giocata questa. Punizione concessa dall'arbitro per questo intervento. Intervento pulito, concede solo il fallo laterale. Può avvicinarsi alla porta. Attenzione, pericolo. Deviazione determinante, era al posto giusto al momento giusto. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Bel tentativo, pallone che non è uscito di molto. Potevano allungare qui e portarsi a più due e non ha nulla da rimproverarsi, dai, ha fatto il massimo. E il pallone se ne va via. Cattiva gestione della palla. C'è il movimento senza palla. Prova da lontano. Grande intervento del portiere. C'è la conclusione. Ottima la parata qui. Conquistano un nuovo calcio d'angolo. Pallone controllato senza problemi dalla difesa su questo corner. Prova a far salire la squadra. Può essere il pallone del pareggio. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce, miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, Palla verso il centro dell'area. Ha sbagliato completamente. La scena fuori, una brutta traiettoria largamente imprecisa. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. A spazio Musiala, sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Jonathan David, a spazio per andare. Pubblico Valentino, attenzione, posizione vitale. Palla in gol e sono tre. Che partita per lui. Quarto gol della gara, che fissa sul 3-1 il punteggio. Hierro. Passano i minuti, ne mancano sempre meno per decretare la sconfitta della squadra ospite, salvo sorprese miracolose. Devono dare un senso alla loro giornata, Pier. Anche se ormai capisco potrebbe essere tardi per riportare il match dalla loro parte. Hanno sbagliato l'approccio alla gara, sempre troppo molli nei contrasti. È mancata quella cattiveria messa in campo invece dalla formazione avversaria. Risultato che non fa una piega. Vieira spazza via. Ottima lettura difensiva. Occhio allo spunto in velocità. Kanu, Gabi, palla interessante nello spazio, pallone invitato, attenzione qui, c'era la respinta, pallone ancora vivo, allontana la minaccia qui, ancora 120 secondi alla fine, prosegue qui dell'avanzata, recuperano palla grazie all'ottima organizzazione.
Ecco David. Occasione. La respinta, ma si gioca. Incapié. Game over, si chiude dunque con la sconfitta della formazione ospite. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. È stato il protagonista assoluto del match, oltre che per la vittoria può essere contento per una prestazione. Siamo a Milano, San Siro, spalti gremiti, pubblico delle grandi occasioni. Un caloroso benvenuto da Piero Gipardo, in compagnia come sempre di Lele Adani. Di scena oggi le Division Rivals. Sfida che potrebbe essere decisa da una giocata, da un episodio. Entrambe hanno delle individualità importanti a propria disposizione. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Si aggiusta il pallone, tutto pronto per il corner. Portiere, occhio al pallone che finisce sul palo. Zidane. La pressione qui è pronta entrata, qui può arrivare un provvedimento disciplinare. Intervento fondamentale. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. Si salva il portiere, ma non è finita. Palla in out, sarà calcio d'angolo. Mette in mezzo, si oppone ma non è finita. Devono sfruttare al meglio questo corner, i tifosi sentono nell'aria il profumo del gol. 1-0, cambia tutto subito.
Siamo a San Siro, siamo alla Scala del Calcio, uno degli impianti che hanno fatto la storia di questo sport. Grazie a tutti voi che ci state per seguire. Con me come sempre c'è Lele Adani. Si rinnova l'appuntamento con le Division Rivals, partita che promette di regalare emozioni dall'inizio alla fine. Come sempre Pier, è un onore essere qui a commentare le partite con te e con il pubblico da casa. L'atmosfera qui è elettrizzante, questo match pare essere davvero imperdibile. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Dietro fiducia da Marcus Beasley, con Avie Sanetti sulle fasce. Joe Collins insieme a Zaha spostato sull'esterno. Tim Cahill in attacco accanto a Iñaki Williams. Ecco l'11 della formazione ospite. Alaba a comporre la linea difensiva con Reece James in posizione defilata. Zidane insieme a Ruud Gullit in mezzo al campo. In attacco puntano tutto sulla classe immensa di Johan Cruyff. Wilfried Zaha, palla vagante, grande giocata questa. Deviazione provvidenziale, palla in corner, corner in aria, azione che sfuma, ci sarà una rimessa dal fondo, la allontana. È al debutto con questa squadra e non sarà semplice. Nuovo ambiente, nuovo sistema di gioco, vedremo se sarà in grado di lasciare subito il segno. La difesa era chiaramente il loro punto debole di ieri, in particolare dopo, in mezzo nella zona centrale, e sono corsi ai ripari prendendo un giocatore di provata esperienza e affidabilità in quel ruolo. Vedremo come se la caverà la prova dei fatti. Gulli. Lamb provano a farsi vedere in avanti, tornano in possesso palla grazie a un ottimo lavoro difensivo. Gueioro, palla per Hierro, da Marcus Beasley, trovata Gueioro, sale Tim Cahill, intercetta bene il passaggio. Ma c'è il vantaggio, ferma bene l'avversario, può ripartire. Beir ha interrotto una chiara azione da rete, attenzione qui può finire la sua gara. Stava andando in porta, tentativo disperato, è arrivato il rosso. Chiara occasione da rete, corretta l'interpretazione dell'arbitro.